Possiamo dire che è tornata la banda che ha sconfitto la banda della Magliana, i camorristi e addirittura i nazisti? Beh, io dico sì. Ecco. Io mi ritrovo dopo i tre film a gestire il malloppo della banda e a nasconderlo, perché come spesso succede i soldi danno alla testa e ognuno invece di condividere si aliena. Se quello stronzo me lo pubblicava lui il romanzo senza fare tante storie, adesso le cose andavano diversamente, io lo so. Claudio con le ambizioni editoriali, Moreno con la sua misantropia. C'ho tutto quello che avevo desiderato dalla vita, guarda. Beh, hai desiderato un sacco di pregnazze. E lo stesso Giuseppe, che poi gestisce in maniera anche abbastanza furbetta i conti di ognuno di noi e della banda. Ci sarebbe l'anticipo da versare per il catering? Lo vedo subito, faccio il bonifico. Claudio parte ricco, ma è sicuramente un insoddisfatto, perché lui c'ha il pallino dell'essere uno scrittore, una penna brillante, ma evidentemente c'è qualcosa che non va in questo suo sogno, in questo suo desiderio. Qua dici conto bloccato. Moreno, ma pure a te, ma pure a te. Mosso inizialmente da un interesse economico, cioè quello di riavere le chiavi di accesso ai nostri conti, ci rituffiamo anche noi nel tempo di nuovo verso gli anni 70 per raggiungere Giuseppe, ma lì combiniamo un casino. LSD puro, occhio. Aspetta, no. Scusami, cioè tu sì. Mi stai dicendo che noi in questo momento siamo sotto effetto di... L'hanno ricostruito benissimo, delle volte mi sembrava davvero di vedere mio fratello, poi comparso o ragazzi con sti capelli. E ci credo, perché a tutti i miei anni ero già un posto adolescente, già andavo ai concerti, insomma. A vedere appunto gli Ultravox, ad esempio a 17 anni, i Clash a 18. E poi tipo le Zeppelin, Deep Purple, sì, Pink Floyd, possiamo possiamo lanciare pure la pop music, la musica neomelodica, vamos alla playa. A tal proposito, mio fratello aveva una band, si chiamavano i Preoccupati, capito? Il primo disco erano tutti così, quasi, aia. E sembra una battuta, è la realtà. Vamos alla... Si era un po' robotici, sì. Ecco.